Claudio ha iniziato la sua professione, la sua professionalità con il software proprietario. Un giorno ci siamo sentiti con Claudio e mi ha detto: guarda Alessandro, io sto cambiando, voglio iniziare dopo tutta una serie di cicli di vita con Blender. Ben contento, ci ha raggiunto anche in associazione. Ma come faccio io ad associarvi? Approfitto di questo momento di presentazione. Per associarsi all'associazione Blender Italia bisogna iscriversi a blender.it, dopodiché associazione.blender.it, e lì trovate la pagina per l'associazione, quindi c'è un piccolo form da compilare. C'è una quota di associazione che è di 30 euro annui, che servono per tutte quelle che sono le varie fasi dell'associazione. Bene Claudio, io ti lascio la parola. Di nuovo benvenuto a Claudio Naviglio. Buon pomeriggio a tutti, sono Claudio Naviglio, ho voluto dare questo titolo, 3D Studio Max to Blender è possibile? Io rispondo decisamente sì. Vi voglio un po' raccontare la mia esperienza che ho avuto, faccio una breve parentesi delle mie esperienze lavorative, dei miei lavori che ho fatto. Farò tutto un elenco di dubbi e problematiche che mi sono venute in mente prima di fare questo salto. E poi commenteremo insieme qualche esempio. Io devo dire che ho cominciato la mia esperienza professionale già negli anni 90, ho avuto la fortuna di essere subito assunto in uno studio di architettura che aveva grossi mezzi, sia informatici che di hardware, che a quel tempo erano, devo dire, riservate solo a grandi aziende. Sono partito da un mondo CAD, mi sono formato, ho formato il personale che c'era all'interno, sempre con... parlo di 10 anni come dipendente. Ho usato sempre prodotti oltre ad AutoCAD classico, ho cominciato da 3D Studio 2, proprio dalle origini devo dire. Poi nel 98 ho aperto una società per conto mio, insieme a un mio socio, e qui ho potuto dare il meglio di me, cercando di appunto sempre aggiornarmi. Non facevo solo più visualizzazioni architettoniche, ma anche altri settori come packaging, immagini di prodotto, realtà virtuale, realtà aumentata. Ho potuto sperimentare molte cose. Attualmente sono freelance. Vi faccio vedere brevemente 4-5 esempi di quello che producevo con 3D Studio Max. Delle immagini concettuali, classiche concettuali architettoniche. Foto inserimenti, questo per esempio è un campus che c'è a Torino, l'hanno appena costruito, quindi dove importava il fotorealismo. Immagini di interni. Qui in questo caso per esempio c'erano da fare dei foto inserimenti della tranvia di Desio, e la stessa matematica poi è stata utilizzata per fare una simulazione di una tratta di metro tranvia a Desio di 11 km, abbiamo ricostruito tutto l'ambiente che via via il treno incontrava. Poi delle altre immagini di packaging, di videoprodotti. Questa è una delle mie ultime esperienze con 3D Studio, catalogo virtuale di gioielli, sempre immagini per cataloghi. Ecco, dopo tutto questo bagaglio mi sono detto, non ero soddisfatto di 3D Studio, vedevo tanti bei lavori su Blender, ho detto, voglio provare Blender. All'inizio fui colto da grossi dubbi. Il primo dubbio era riferito alla qualità. Avrà la qualità dei prodotti commerciali che ho usato finora? Io ho provato diversi motori di calcolo, V-Ray, MetaRay, iRay, e vi dico, quell'immagine lì per esempio di destra sono molto affezionata, non è perfetta ma sono molto affezionata perché è proprio tra le primissime che ho fatto con Blender, e dico cavolo, ma con poca roba, seguendo un tutorial normalissimo riesco a fare queste cose, allora forse conviene investire su Blender. Parlo di, io in pratica, un annetto e mezzo che utilizzo Blender, prima ero all'oscuro di tutto. L'altro mio dubbio era la precisione. Abituato in architettura, sarà preciso, vedo tanti bei lavori, ma poi alla fine la precisione ci sarà? Sì, decisamente sì, e anzi,
mi accorgo che quando modello, se uno ha bisogno di un controllo di quello che stai facendo, basta dare la spunta sul flag lì, lunghezza, e uno ottiene in tempo reale tutto misurato. Poi anche, non so, utilizzando degli add-on come ArchiPack parametrici, perfetto, punto di inserimento, altezza, larghezza, ci sono, cioè, precisione 100%. L'altro dubbio era al cliente cosa chiedo, i DVG, DXF, anche qua il DXF, importazione del DXF, basta attivare l'add-on integrato e nessun problema, anzi devo dire che molte volte riesco addirittura a utilizzare il disegno del cliente senza dover ricalcarlo da zero. Poi, facendo foto inserimenti, spesso mi viene richiesta appunto l'inserimento della vegetazione, erba, alberi, e come sapete tutti questi oggetti qua hanno un alto numero di poligoni, e mi chiedevo: riuscire a gestire questi grosse quantitativi di dati? Io ero abituato con i MetaRay Proxy, V-Ray Proxy, queste cose qua. Ho fatto dei test, sono andati molto bene, non crasha mai. Ho fatto, non so, di questi qua ci sono 8000 alberi e la macchina funziona benissimo, ecco, non ha problemi. Altre cose, facendo rendering interni, anche mi viene magari richiesta un'illuminotecnica precisa. Non so, utilizzare determinati corpi illuminanti con delle caratteristiche IES, quindi mi veniva il dubbio, le leggi. Sì, le legge, e queste IS appunto consentono di dare una corretta distribuzione della luce a seconda delle caratteristiche della lampada venduta. Sempre nei fotoinserimenti, a volte per precisione viene richiesta la posizione del sole, uno studio corretto della posizione del sole mediante l'add-on sempre interna Sun Position. Si può tranquillamente utilizzare latitudine e longitudine, ora del giorno in cui compare il sole viene posizionato fisicamente perfetto. I fotoinserimenti, ecco qui un po' infelice esempio, però era semplice questo. Noi a Torino abbiamo la fortuna che per quanto riguarda il cimitero monumentale viene richiesto il rendering, proprio l'inserimento in caso di queste tombe qua di famiglia grosse. Questo, per esempio, ho utilizzato Blam, che è un add-on interno, e con pochi click devo dire che riesce subito a trovare la calibrazione e la posizione della macchina fotografica, cosa che con gli altri software dovevi faticare non poco. In pratica si tratta di appunto dire delle direzioni prospettiche X, Y e Z, e col tasto sulla sinistra Calibrate Active Camera lui ti calcola appunto questa lunghezza focale. Poi l'altro mio dubbio, io nello studio che avevo una piccola render farm fatta da Node i7, e la gestivo tranquillamente con il software, quello di Autodesk, Blackburner, però appunto mi trovavo un po' ristretto nei miei nodi, pochi nodi. Ho visto le possibilità che fornisce Blender di calcolo distribuito, ho fatto diversi test, sono stato parecchio soddisfatto di questa scelta. Facendo immagini di prodotto, magari devo, non so, ritoccare un'etichetta, o devo fare i colori più vivi di una determinata cosa, oppure devo dare più profondità di campo, allora mi chiedevo, ma Blender gestisce il render pass? Fatto delle prove, sì, tutti, dal materiale di ZDIP della profondità di campo, tutto. Nel menu lì poi si utilizzano poi i nodi nel compositing. Spesso sempre nelle immagini di packaging, di immagini di prodotto, magari metto delle goccioline di rugiada, di brina sulla lattina o sulla bottiglia, oppure devo gestire un flusso di fluido, gli splash del, non so, quando c'è proprio la bottiglia che schizza tutto determinato liquido.
e ho visto che all'interno di Blender c'è il gestore di fluidi che ho visto funziona parecchio bene. Molto molto soddisfatto, non riesco a dire che cose positive di Blender, ecco. Blender rafforza e apre nuove strade. Un esempio di rafforzamento è nella stampa 3D. Io mi sono occupato per diversi anni anche di, dato che faccio architettura, cose di architettura, spesso mi richiedevano il plastico, sfruttiamo il 3D che abbiamo già fatto, facciamo la stampa 3D. Innanzitutto ho avuto il riscontro che su Blender riesco a modellare molto più velocemente, e non è poco. E poi anche c'è un add-on interno che si chiama appunto 3D Printing, 3D Print Toolbox, che dà una verifica immediata sul modello prima di stamparlo, ed è molto efficiente, molto comoda, riesce a trovare, non so, i classici errori che uno può fare prima, che uno deve verificare prima della stampa, tipo non so se ci sono matematiche aperte, se ci sono le normali, e con questo add-on si ha un riscontro immediato, vengono segnalate subito le superfici dove hanno problemi, quindi uno può ricorrere alla correzione. Tra le altre cose che appunto mi ha rafforzato è la possibilità di l'utilizzo dello sculpting interno. Quindi non faccio solo più stampe di architettura, ma mi si apre il nuovo mondo anche dell'organico. E tra l'altro io ho fatto un po' di stampe di oggetti scolpiti, ho visto che la scolpitura fatta da Blender è molto buona, no? A livello di correttezza della matematica, non presenta buchi o altri problemi. Anche le immagini a 360, molto molto semplici a confronto degli altri programmi, veramente due tastini e si fa subito l'immagine a 360, che poi viene utilizzata per occhialini, la pubblicazione su internet e così via. Altre esperienze che voglio fare invece è questa qua della realtà aumentata. La realtà aumentata, io per tanti anni ho sviluppato oggetti con diversi software, ma sinceramente devo dire che non mi sono trovato proprio bene. Magari ti dedicavi 2 anni su quel software, poi magari l'azienda chiudeva e tu... Oppure per esempio nel caso ultimo mi è capitato che per esempio non abbia più sviluppato le cose per iPad, e quindi uno rimane un po' fregato. Adesso io voglio passare all'open source, proverò Artur Kit come si presenta. Altre nuove strade, sicuramente quella del rigging, cosa che pensavo fosse una cosa difficilissima, è fattibile con Blender, sì. Anche comandi appunto più complessi, anche la retopology, molto molto più immediati. Ecco, anche il texture painting, fluidissimo, come disegnare normalmente su tavoletta grafica a palla, nessun problema sulla testurizzazione. Quindi il mio slogan è non torno più indietro, Blender, tavoletta grafica e via. Quello che posso dire appunto, superati il blocco iniziale delle 2 settimane che ti prende male per l'interfaccia così, dopo la cominci ad accettare, c'è una logica, la trovi molto più logica nel, non so, nei comandi. Su 3D Studio magari c'è Turbo Smooth, ma che cos'è Turbo Smooth? Cioè, superficie di suddivisione, normalmente chiamata, senza andare a creare comandi che creano poi solo difficoltà nell'apprendimento, rallentamento nell'apprendimento. Poi, non so, anche vabbè, l'immediatezza grazie ai motori di calcolo in tempo reale, anche sia subito un feedback immediato. Anche con ci si può dedicare appunto più a livello artistico, anche le luci, poi dopo vi farò vedere degli altri esempi, si gioca facilmente con le luci, riesci a trovare proprio quella sensazione che volevi trasmettere, e senza appunto impazzire in settaggi pazzeschi, anche quelli all'interno di V-Ray, devi proprio dedicarti tanto, non ci sono queste problematiche tipiche, le macchie di leopardo nelle zone magari che sono poco illuminate, quegli artefatti che normali
Ecco, questo qua è un esempio di cui sono molto contento. Siamo riusciti insieme a un mio amico a ricostruire quell'atmosfera magica che proprio volevamo fare. Volevamo proprio un'immagine così. C'è un po' di fotoritocco, sì. Però siamo proprio riusciti a pennellare con la luce. Quello che volevamo, mettendo la luce calda, luce fredda, vogliamo tirare su una persona, tirare più, far venire fuori un oggetto o un soggetto che vogliamo, e devo dire ci siamo riusciti, molto molto soddisfatto. Altri aspetti positivi, sicuramente l'aspetto economico, che soprattutto per chi gestisce anche solo una piccola render farm, i costi salgono alle stelle, tutte le licenze del sistema operativo, il programma, tutti i plugin. Invece con Blender è ovvio che non è così. Poi il discorso multipiattaforma, ti può capitare di avere dei computerini magari datati, mettili in calcolo, va bene, li puoi utilizzare, visto anche non c'è nessun problema tra Linux e Windows, quindi hai una continuità sia di progetto. La community forte, sicuramente più che parlare bene di Blender IT non posso, perché sempre pronti a dare la giusta risposta. Poi anche il materiale in rete che si trova a Blender.org, c'è un'infinità di materiale, dagli spezzoni di film al rigging completo. Vediamo insieme qualche piccolo esempio che ho fatto, non ne ho tantissimi perché è inutile che ve la racconto. Ho cominciato con immagini di prodotto, questo per esempio riguarda un catalogo, qui dovevo combattere un po' contro se farlo con col set fotografico o meno, e ho fatto appunto la comparazione tra immagine reale e rendering, e devo dire che se uno vuole appunto il rendering è più bello dell'immagine, cioè conviene. Poi nello stesso tempo magari l'immagine che hai usato per fare il catalogo in un attimo la puoi mettere in un contesto pubblicitario, quindi far poi creare quell'ambiente in un attimo cambiando la mappa HDRI, crei subito altre sensazioni. Altre immagini di architettura. E questa è l'ultima che ho fatto. Tutto qua.